Salve a tutti ragazzi! Allora, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi sono qui per raccontarvi la partita della guerra giocata ieri pomeriggio, finita 2-0 per gli avversari. Quindi vi racconterò la mia reazione e parere su questa partita. Ma prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube per raggiungere insieme il traguardo dei 100 iscritti su YouTube. Importantissimo, ragazzi, mi raccomando. Abbiamo già aumentato un po' il numero di iscritti, bisogna continuare così. Ma, bando alle ciance, possiamo iniziare. Ieri pomeriggio si giocava la partita in casa nostra, Borra Santa Maria Monte. Allora, la partita sembrava che potessimo portarcela a casa, perché dalle ultime partite si è sempre vinto noi. Però non è finita buon fine. Infatti abbiamo perso 2-0. Per me, che sono un portiere, ho subito un gol dagli avversari, un gol che comunque era molto vicino alla porta, quindi io ero un po' mani legate, potevo fare poco. Quindi poi la partita si è conclusa con un tiro da fuori area di un giocatore avversario che ha fatto il 2-0. Da lì non potevamo fare nulla e è finita così. Allora, devo dire, la squadra comunque era atleticamente più preparata della nostra. Mi sembravano molto forti fisicamente. Però la nostra squadra ha giocato abbastanza bene, con molti tiri in porta, ma con grandi parate del portiere avversario, che devo dire è molto forte. Allora, poi se parliamo della partita in sé, l'abbiamo giocata un po' di più noi, tanto per dire, però non siamo stati bravi a finalizzare con sicurezza e anche ci è mancata quella brillantità che avevamo, tipo. Poi dopo l'1-0 che sembrava non arrivare, è arrivato. E lì eravamo un po' scoraggiati perché nessuno se lo aspettava. Il 2-0 è stato ancora più pesante perché si sembrava potessimo fare il pareggio. Non si è fatto. E quindi noi come la vediamo? Vediamo che è una sconfitta che non ci voleva. Però non è che abbiamo perso proprio così, a vanghera. Si è giocato bene, e lo dico anche io, però si poteva fare meglio. E poi comunque il mister era contento perché comunque bene hanno giocato, ma noi ovviamente no, perché per noi è importante vincere. Poi il morale della squadra si abbassa un po', ma soprattutto rimaniamo una squadra unita e gli insulti non abbiamo, questo è importante. E comunque è una delle prime partite della stagione, non sono del tutto importantissime. Poi se avete visto lo scorso video sulla Borra vi consiglio di andarlo a vedere. Abbiamo vinto un torneo meritatissimo, un derby contro la Bellaria, 5-0 contro una squadretta, così, però sono stati molto bravi, quindi io penso che sia stato un semplice stop che comunque non ci voleva, ma è importante saper perdere a quest'età qui, in età giovane, perché tipo, se vinciamo tutte non è che può andare in Serie A e pensare di vince tutte le partite. Lì devi saper perdere con la mentalità giusta. Infatti io la sconfitta mi pesa un po', ma la cosa a cui penso di più è la partita dopo. Dopo questa partita penso alla partita dopo, non penso a quella partita lì. Bisogna guardare in faccia al futuro e impegnarsi al massimo ogni giorno per raggiungere i propri obiettivi, perché pensare alle cose del passato, che ti dà? Cosa ti dà il passato? Niente.
Quindi concentrarsi sugli altri obiettivi che si possono raggiungere. Questo era un po' un discorso che volevo fare anche a voi per farvi capire che se siete in difficoltà dovete pensare a quello che potete fare perché ognuno di noi ha un potenziale che forse non capiamo proprio subito, ma dobbiamo capire il posto migliore per noi e se lo capiamo dobbiamo essere contenti di questo dono. Questo è tutto per oggi, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto perché io questi discorsi li faccio raramente. Comunque, oggi mi sentivo così. Ok, dai, faccio un po' lo sciocco. Comunque, ciao.